E nel weekend torna il calcio giocato, calcio dilettantistico. Noi ricordiamo, andiamo a anticiparvi la giornata dalla Serie D alla seconda categoria. Partiamo proprio dal campionato di Serie D, Girone B, dove è in vetta. Vediamo l'Arcona Tese a quota 32, ma adesso è molto vicino il Caldiero che la tallona con i suoi 30 punti. Ricordiamo nell'ultima settimana, nell'ultimo weekend, l'Arcona Tese è stata sconfitta, il Caldiero invece ha vinto. Il Varesina a quota 27 insieme al Brusa Porto. Ricordiamo che il Varesina in settimana ha eliminato negli ottavi di Coppa Italia la Pro Palazzolo, dunque accede ai quarti. Piacenza 26, sta risalendo la classifica, la grande favorita di questo campionato. Poi Pro Palazzolo a quota 24, Virtus Cisenano a quota 21 e Caravaggio a quota 20 per le Bergamasche. Villavalle che apre la zona destra con i suoi 19 punti. Andiamo a cercare la zona playout, che la Milano e Legnano a quota 17, Real Calepina 16 e Crema a 14 insieme alla Tritium. Chiude il Fanalino di Coda a Ponte San Pietro, ricordiamo, due retrocessioni, quattro vanno ai playout. Le partite cominciamo da un derby, quello di Brusa Porto Ponte San Pietro. Dunque l'allenatore Brusa Porto è un grande ex di questa partita: Casatese Desenzano, Castellanzese Caldiero, Crivense Piacenza, Folgore Caratese Arcona Tese, Real Calepina Crema, Tritium Caravaggio, Varesina Legnano, Villavalle Cla Milano e Virtus Cisenano Pro Palazzolo. Campionato di eccellenza, invece qui la formazione che al comando può dormire sonni tranquilli, l'Ospitaletto con i suoi 34 punti e a più 8 sulla diretta rivale, dunque sta comandando la formazione di Quaresmini nettamente più quasi di quello che aveva fatto il CAS Brescia lo scorso anno. Peccato che questa formazione sia uscita dalla Coppa Lombardia. Comunque Ospitaletto 34, Castiglione a quota 26, Cili Verghe e Rovato 25, la prima Bergamasca chiude la zona playoff, che è lo Scanzo Rossate con 24 punti. Poi dobbiamo andare a cercare la Vertovese che ha quota 21, il Casazza che è a quota 19, queste formazioni sarebbero tranquillamente salve, e si apre la zona playout con Praunghese a quota 15, il Darfo 13 punti, Forza Costanza 12 e il Cortefranca, che ha cambiato allenatore in settimana, sulla panchina è arrivato Novazzi al posto di Crotti, chiude la zona playout con 11 punti. Attualmente retrocesse sarebbero Pavonese penultima 9 punti e Falco 5. Il fine settimana dell'eccellenza comincia con i due anticipi, quello del Comunale di Darfo fra Darfo e Castiglione alle ore 14:30 di sabato e quello poi di Cili Verghe e Pavonese, questo alle ore 16 sempre di sabato. Le partite della domenica sono Cazzago Ornato, Carpe Nedolo, il derby Juvenes, Pranunghese, Falco, Orceana, Cortefranca, Ospitaletto, Forza e Costanza, Rovato, Castellana, Scanza Rossate, Casazza, Vertovese e Brizzolese. Segnaliamo due partite molto interessanti, visto che sono anche derby bergamaschi, Scanza Rossate e Casazza, e per la salvezza Praunghese Falco. Anche nel campionato di promozione c'è una formazione che dorme sonni tranquilli, la invetta la classifica è quella del Val Calepio, la squadra allenata da Del Piano sta macinando gioco, macinando risultati anche netti piuttosto sulle avversarie, è conosciuto soltanto una sconfitta, quella contro la Fiorente Bergamo, che attualmente però la grande delusa a quota 17. La classifica vede il Val Calepio a quota 31, Colognese è un po' una sorpresa, secondo posto 24, Albino Gandino 22, Cenate sotto quota 20, chiude la zona playoff lo Zingonia, Vertelino con 19 punti, che ricordiamo è stato anche eliminato in Coppa. Poi Trezzanese 18, Fiorente Bergamo 17, Aurora Seriate e Torre del Rovere si accoppiano a 16 punti, poi Almè 14, Gorle 13 e si apre la zona playout, ricordiamo una retrocessione in questo campionato e 4 vanno i playout, Azzano 12, Basiano e Calvenzano 11, Cavarnese chiude la fila insieme alla Pagazzanese 9 punti. Le partite del fine settimana sono Albino Gandino Gorle, Aurora Seriate Calvenzano, Azzano, Torre del Rovere, Basiano, Fiorente Bergamo, Colognese, Cenate Sotto, Trezzanese Almè, Pagazzanese, Gavarnese e Val Calepio Zingonia. Passando poi alla prima categoria, anche qui la classifica non si dissocia molto dalle altre, quella che è in vetta ha tanti punti di vantaggio, non sono più 8 ma sono 6 per la formazione del Pianico, dunque 32 punti per il Pianico, che ricordiamo 10 vittorie e 2 pareggi, grande campionato per la formazione di Roberto Berlinghieri, che è inseguito dalla sorpresa neopromossa Accademia Valbrembana, squadra molto organizzata con i suoi 26 punti. Al terzo posto troviamo una delle grandi favorite, che ma sta passando un momento non tanto positivo visto gli infortuni che ha avuto la formazione della Zognese, 24 punti, poi il Brembate sopra a 23, in zona playoff ci entra anche una delle due, Fragandinese e Sovere, che sono appaiate a quota 21, Sovere che si è già portata per il mercato, Cortali come difensore e si parla anche di un attaccante. Poi Atletico Villongo quota 19, Ranica 17, Isola Bergamasca a quota 16, Isola che ricordiamo è l'unica formazione a centrare i quarti di finale di Coppa in questa stagione, avendo vinto accede a i quarti
quarti di finale, dunque importante occasione per l'isola bergamasca, quarti di finale dove ha visto il Villongo essere eliminato ai calci di rigore dalla formazione del Calusco. Le partite saranno brembate sopra Accademia Val Brembana, dunque grande scontro fra la seconda e la terza del campionato, Gandinese, Isola, Mozzo, Piancamuno, Paladina, La Torre, Pianico Zognese, Rani Caleffe, San Paolo d'Argon, Brembilese, Sovere, Villongo. E chiudiamo con la seconda categoria, girone C, dove qua sono una coppia a cercare di scappare in questo campionato, l'Albano a quota 33, il Trescore a quota 30, ma entrambe hanno pareggiato l'ultimo fine settimana, dunque si sono fatte sotto l'Acrobio a 27, ma soprattutto l'Oratorio Alpino a quota 27 punti in classifica. Il Villadogna chiude la zona playoff con i suoi 24 punti. Poi subito dopo c'è il Rovetta a 23, l'Oratorio Alzanese a quota 21 insieme alla Nembrese, il Città di Clusone tranquillamente in centro classifica a quota 18. Si apre la zona playout, qua ricordiamo una retrocessione, soltanto un playout, col Taverno che attualmente insieme al Sarni col Tribolino Cavanno a quota 13, il Casnigo 10 punti, chiude la Villese con soltanto 2 punti in classifica. Ricordiamo sempre l'appuntamento del lunedì sera con Tutta D, si comincia dalle 20:10 sul canale 84 Antenna 2 TV con Tutta D, parliamo di tutto il campionato di Serie D, Girone B e Girone D con immagini, interviste e tutti i gol del Girone B, e poi si passa a tempi supplementari dall'eccellenza alle seconda categoria. Questa settimana faremo un focus tanto sulla prima categoria, visto che l'ospite sarà Luca Clementi, direttore sportivo della formazione del Pianico. Dunque l'appuntamento sempre dalle 1 di sera, Antenna 2 TV, canale 84, alle ore 20:10 col calcio di casa nostra.